Bentrovati a tutti telespettatori, Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del 17 settembre, curate dalla nostra redazione. L'assessore al turismo, sport e spettacoli Ivan Bonomo appare soddisfatto per il bilancio finale di questa estate nicosiana e Villa d'Adrese 2015, nata in sordina con pochi mezzi economici. Strada facendo ha preso forma e contenuti nel giro di qualche settimana, ha ottenuto ottimi risultati. L'assessore Ivan Bonomo, nonostante i tempi risicati e le scarse finanze a disposizione, ha convocato tutte le associazioni disponibili ed ha ideato una lotteria che ha autofinanziato l'estate nicosiana 2015 ed i relativi eventi. Sono stati stampati 15.000 biglietti e sono stati raccolti 6.880 euro. L'assessore Bonomo ha reso noto anche quali eventi hanno usufruito di questi contributi, frutto dell'autofinanziamento della lotteria. Si tratta della giostra equestre, il corteo storico di Carlo V, la notte bianca, il talent show a cui è stato pagato il service, degustazione di pizza e pane con i grani antichi per la corte del benessere, il concerto dei Sicania Groove, tre concerti Santa Maria di Gesù, il gruppo folcloristico di Mistretta che si è esibito durante la sagra del Nocattolo, mentre per la gara culinaria e la sagra del Nocattolo sono stati pagati i materiali di allestimento. Inoltre è stato finanziato il gruppo musicale degli Iguana Rock che si è esibito in Piazza Marconi e per ultimo un evento che si terrà il 4 ottobre, la festa dello sport in cui verranno assegnate targhe e medaglie agli atleti. Un bilancio senz'altro positivo per questa estate nicosiana e Villa d'Adrese targata amministrazione Bonelli. Vorrei ringraziare coloro che hanno collaborato con l'amministrazione ed hanno dato il loro contributo per l'uscita degli eventi che abbiamo proposto in questa estate nicosiana e Villa d'Adrese. Abbiamo fatto un ottimo lavoro grazie anche alla collaborazione di tutte le associazioni e delle persone che hanno speso il loro tempo e le loro risorse per la città. Queste le dichiarazioni dell'assessore Ivan Bonomo. La dottoressa Rizzo, dirigente del Centro dell'Impiego per la provincia di Enna, ci illustra gli ultimi dati relativi a Garanzia Giovani. Fino al mese di settembre sono circa 7.000 i ragazzi dai 18 ai 29 anni della provincia di Enna che hanno aderito a questo piano. 53 i corsi di formazione attivati, 16 a Nicosia, con oltre 400 ragazzi pronti a qualificarsi. In tutta la provincia sono stati attivati 1.860 tirocini presso le aziende che ne hanno fatto richiesta. Di questi quasi il 90% sono stati attivati dal Centro per l'Impiego. Sbloccata anche la prima retribuzione mensile di 500 euro per circa 1.000 tirocinanti da parte dell'INPS grazie ad una sinergia tra l'Istituto Previdenziale ed il Centro per l'Impiego. La dottoressa Rizzo ha precisato che la Regione sta attivando altri piani previsti per i lavoratori in cassa integrazione in deroga. Sulla stessa scia di Garanzia Giovani a breve partirà un piano di ricollocazione per persone che vanno dai 30 ai 60 anni di età che non percepiscono alcun reddito e non sono mai entrati nel mondo del lavoro attraverso una convenzione tra il disoccupato, il Centro per l'Impiego e le agenzie per il lavoro che si accrediteranno. Queste agenzie prenderanno in carico un lavoratore per 6 mesi. Se entro questo periodo troveranno una collocazione a questa persona, avranno un bonus. Avviata anche la fase 2 di Garanzia Giovani che si propone di far assumere definitivamente i giovani tirocinanti presso le aziende che li hanno formati. Previsti incentivi da 2 ad 8.000 euro. Come era prevedibile, la sospensione momentanea del punto nascita sta creando non pochi disagi alle donne partorienti. Dopo il caso della donna di Cerami ricoverata a Enna ed arrivata prima a Nicosia con le acque rotte, qualche giorno fa si è presentato il caso di una giovane mamma in attesa, arrivata quasi alla settimana del parto per effettuare il classico esame della cardiotocografia tracciato per la valutazione del benessere fetale. La donna è sempre stata seguita presso il reparto di Nicosia, ma nel suo caso, avendo superato le 37 settimane e 5 giorni, è stata costretta ad effettuare l'esame presso l'ospedale Umberto I di Enna. A nulla sono valse le rimostranze della giovane coppia che, non potendo effettuare l'esame a Nicosia, ha dovuto affrontare il viaggio 50 km di curve e strade dissestate per arrivare fino all'ospedale Umberto I di Enna, per non parlare dello stesso tragitto per il ritorno. Quello che si chiedono questi genitori è molto semplice: ma ad Enna non si doveva andare solo per partorire? Strada dei Due Mari, meglio conosciuta come Santo Stefano Gela, l'ultima notizia che rimbalza da Palermo è che per pagare gli stipendi di operai forestali e completare le giornate rimanenti alle diverse categorie di questo comparto, il governo regionale avrebbe trovato i soldi ancora una volta stornandoli dai finanziamenti stanziati per la Nord-Sud.
Nei mesi scorsi aveva del tutto prosciugato il fondo di quasi 500 milioni che sarebbe servito per aprire e completare il lotto C da Leonforte a Nicosia. Questa volta lo storno sarebbe avvenuto sul lotto B5, quello che comunemente è conosciuto come lotto Vigneta, appaltato alla ditta Ricciardello ed in fase di realizzazione. Con questa operazione il governo regionale impedirebbe di fatto il proseguimento dei lavori ed il completamento di questa opera, con tutte le conseguenze occupazionali del caso ed i danni procurati alla ditta. Ennesimo colpo su un'opera diventata ormai più che un miraggio, una vera e propria tela di Penelope, se consideriamo che proprio quel tratto è stato oggetto negli anni di sequestri, crolli e vicende giudiziarie che solo recentemente avevano trovato una soluzione con la riassegnazione dell'appalto. Rimarrà in esposizione alla Torre Capitania di via Conte Ruggero 47 a Troina fino all'8 novembre prossimo e non fino al 30 settembre come inizialmente previsto la mostra fotografica Robert Capa in Italia 1943-1944 dedicata al grande fotoreporter di guerra ungherese che il comune ospita dal 5 luglio scorso in collaborazione con la Fondazione Alinari e il Museo Nazionale di Budapest con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo dell'Assemblea Regionale Siciliana Parco Tenebrodi e azienda speciale Silvo Pastorale. Lo ha reso noto il sindaco Fabio Venezia a seguito della richiesta di proroga avanzata dall'amministrazione comunale e accolta positivamente dalla Fondazione Alinari e dal Museo Nazionale di Budapest. Con 3.700 visitatori appositamente giunti da tutte le province della Sicilia e di buona parte del nord Italia e stranieri provenienti da Ecuador, Turchia, Stati Uniti, Spagna, Germania, Olanda, Inghilterra, Perù, Polonia, Francia, Belgio, Malta, Canada e Svizzera, l'esposizione ha registrato ad oggi un autentico boom attestandosi regina delle 15 mostre di agosto e punta di diamante dell'estate troinese. Ospitare nella nostra piccola cittadina un evento culturale di grosso spessore che ha richiamato ospiti e visitatori da ogni parte della Sicilia, dell'Italia e del mondo, ha spiegato il sindaco Fabio Venezia, è per noi un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Abbiamo chiesto di poter prorogare la permanenza della mostra non solo per il grande interesse che ha suscitato, ma anche per favorire la partecipazione delle scuole e puntare sul turismo straniero. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere alla redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.